Qui puoi seguire la messa di funerale di Don Pasquale Pagliuso, celebrata il 22 ottobre 2021, presieduto dal padre generale dei Giuseppini del Murialdo. Sarò più bianco della neve, pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nel tuo affetto cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore, purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito fermo, non cacciarmi lontano dal tuo volto, non mi togliere il tuo spirito di santità. Purificami, oh Signore, sarò sarò più bianco bianco della della neve. neve. Il mio peccato io lo riconosco, il mio errore mi è sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Rinnoviamo la nostra fede nel Cristo morto e risorto, perché è a Lui che affidiamo questo nostro fratello, Padre Pasquale, nella certezza che egli possa partecipare alla stessa risurrezione del Signore Gesù e che possa essere accolto nella comunione del Padre. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che sempre usi misericordia e perdoni, ascolta le preghiere che ti rivolgiamo per il nostro fratello, Padre Pasquale, Giuseppino del Murialdo, che oggi hai fatto passare a te da questo mondo, e poiché in te ha sperato e creduto, riconducilo alla patria del cielo e donagli la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio.
nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come l'oro nel crogiolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio. Al Salmo rispondiamo: misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Misericordioso e pietoso è il Signore. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. L'uomo, come l'erba sono i suoi giorni, come un fiore di campo, così egli fiorisce. Se un mente lo investe, non è più, né più riconosce la sua dimora. Ma l'amore del Signore è da sempre. Alleluia, 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 alleluia. Canto per Cristo, in Lui rifiorirà ogni speranza perduta. Ogni creatura con Lui risorgerà, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo.
siamo nelle mani di Dio, siamo in buone mani. Dice così anche in questo momento il nostro santo fondatore, San Leonardo Murialdo. E come sentiamo il bisogno in questo momento di sentirci accolti, abbracciati da queste mani. E soprattutto a queste mani di Dio affidiamo il nostro fratello Padre Pasquale. Anche la prima lettura, nel suo inizio, le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, ci dà questo annuncio che se non cancella il nostro dolore, certamente è un balsamo per il nostro cuore e la nostra mente, soprattutto una certezza che in questa liturgia noi affidiamo, consegniamo il nostro Padre Pasquale alle mani del Signore. Nella nostra vita, nella vita di ogni uomo e di ogni donna, le mani sono importanti. Mani che ci accolgono quando nasciamo, mani che si prendono cura di noi quando cresciamo, mani che si prendono cura di sé e degli altri nella nostra maturità di uomini e di donne, mani che però a un certo punto sentono tutta la loro debolezza e la loro fragilità. Quando si fa presente la malattia e si comincia a farsi presente quel tempo nel quale bisogna lasciare andare. Ma è proprio in quel momento che ancora di più sentiamo il bisogno delle mani del Signore. Di queste mani che introducono i nostri fratelli e le nostre sorelle nella comunione con Lui per la vita eterna. Di queste mani che sanno, come dice il Vangelo, raccogliere ogni momento della nostra vita e farlo partecipe della morte e risurrezione del Signore per essere redenti, per essere salvati, per essere partecipi della comunione del Padre. Noi rinnoviamo la nostra fede in questa liturgia. Non è una liturgia di morte, è una liturgia che ci parla della vita e che ci apre alla vita. È una liturgia nella quale rinnoviamo la nostra fede in queste mani del Signore, che mai ci abbandonano, ma che in questo momento ancora di più ne sentiamo il bisogno. Pietoso e misericordioso è il Signore, abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale, ed è la pietà e la misericordia del Signore che in questo momento raccoglie il tutto di Padre Pasquale e lo presenta al Padre perché entri nel suo paradiso. Soprattutto in questo momento, in questa celebrazione, rinnoviamo la nostra fede che la vita non è tolta ma trasformata e che il bene fatto rimane e che i limiti e le fragilità che hanno accompagnato questa vita, come tutte le vite, sono perdonati, sono cancellati. Siamo nelle mani di Dio, siamo in buone mani. Padre Pasquale, ti pensiamo in queste mani di Dio e ti pensiamo in buone mani. Certo, sono tanti i pensieri e i ricordi che riguardano Padre Pasquale. Potrebbero raccontare qui la sorella, i fratelli, i parenti. Potrebbero raccontare qui i confratelli che rappresentano la nostra famiglia religiosa, con alcuni compagni di classe e di percorso nella vita religiosa e sacerdotale. Vorrei rileggere brevemente la vita di Padre Pasquale attraverso dei tempi che a me sembrano ben definiti, ben chiari. C'è per così dire un primo tempo, è il tempo della famiglia, è il tempo del seminario, è il tempo della decisione di diventare
Giuseppino del Murialdo e di iniziare quel percorso del tutto ovvio in quegli anni per arrivare alla professione perpetua e al sacerdozio. Novizio a Vigone, studente delle magistrali a Ponte di Piave, studente di teologia a Viterbo, dove nel 1977 professa in perpetuo e nel 1980 diventa sacerdote. Ma la vera anima di Padre Pasquale si rivela in quei 3 anni di tirocinio, prima a Segezia e poi a Santa Marinella. Stare in mezzo ai ragazzi sembra essere il suo habitat naturale. Si sente realizzato come Giuseppino del Murialdo. Nell'esprimere un servizio a tempo pieno per i ragazzi nel cortile, nel refettorio, nell'aula di studio, ogni giorno della settimana. Divenuto sacerdote del secondo tempo, si apre davanti a lui il campo dell'apostolato in tutta la sua ampiezza. Prima a Lucera, poi a Roma a Oratorio San Paolo, quindi a Cefalù come direttore e parroco a San Giuseppe Vesuviano, Padre Pasquale vive probabilmente la stagione più bella e più feconda della sua vita. È il Giuseppino della pastorale giovanile. È l'animatore dell'ufficio della gioventù a livello provinciale. È il coordinatore di iniziative che vanno ben oltre i confini dell'opera giuseppina. Catalizza i giovani sia nel porgere il messaggio evangelico sia nell'invito che rivolge di esserne a loro volta i giovani annunciatori di questo messaggio evangelico e del carisma del Murialdo presso altri giovani. In questi giorni sono arrivati diversi messaggi. Ne leggo alcuni. Padre Pasquale è stato, dopo Padre Angelo Cuomo, il mio secondo Giovanni Battista. Mi ha avvicinato a Gesù attraverso l'entusiasmo del servizio ai ragazzi dell'Azione Cattolica Ragazzi e poi in quell'esperienza di doposcuola ai più svantaggiati. Una coppia di sposi oggi, i giovani allora, insieme a Padre Pasquale, scrive: ha attraversato un pezzo della nostra vita di giovani riempiendola di senso e di significato. Continuiamo a pensare sempre a quanto siamo stati fortunati per aver incontrato una persona significativa sul nostro cammino. Ancora, con Padre Pasquale ho passato nottate all'opera per organizzare campi scuola ed estate ragazzi. Aveva una straordinaria capacità organizzativa, davvero unica. Aveva cura dei minimi particolari e aveva il coraggio di intraprendere per i ragazzi iniziative speciali, anche quando sembrava difficile attuarle. E un gruppo di adulti oggi, di giovanissimi allora, scrive: ciò che siamo ora parla anche di te. I tuoi per sempre gruppo dei giovanissimi ti saluta con il groppo alla gola e il cuore colmo di ricordi. L'opera, la nostra casa, la nostra famiglia è per sempre. In questa azione pastorale Padre Pasquale ha messo a frutto i doni che il Signore gli ha dato: la capacità di costruire relazioni profondamente umane, di sapere interessare e coinvolgere, suscitando collaborazione, di fare spazio ad amicizie con tutti e di sapere accogliere soprattutto chi è più fragile e che rischia di essere escluso. Nella sua azione non manca la fantasia e il coraggio creativo, soprattutto non è mai mancato il suo sorriso aperto e cordiale proprio di chi sta scrivendo nei fatti l'essere giuseppino, amico, fratello e padre. Le testimonianze giunte in questi giorni dalle varie città in cui Padre Pasquale ha operato ci dicono l'esperienza di un rapporto profondo, nato in genere condividendo il servizio per i ragazzi,
capace di toccare il cuore e la mente, tanto da lasciare un ricordo benedicente dopo tanti anni. C'è stato poi un terzo tempo nella vita di questo nostro confratello Padre Pasquale. Credo che Padre Pasquale mai si sarebbe aspettato di certo di essere nominato direttore e padre maestro nell'istituto di San Giuseppe in Viterbo, dove c'era un gruppo di giovani in cammino verso la professione religiosa e l'ordinazione sacerdotale. Un servizio durato 6 anni, ma che ha lasciato un profondo segno in lui. Non è da mettere in discussione la sua obbedienza, la sua dedizione, il suo accettare un cambio di vita totale, ma il peso è stato grande. I confratelli a lui affidati lo ricordano con simpatia, avendone colto la fatica e la passione. Proprio questa mattina da un confratello dell'Africa mi arriva un messaggio che dice: Padre Pasquale ha avuto tanta pazienza con me, tanta comprensione con me, e soprattutto lo ricordo attento ad aiutarmi soprattutto nei momenti più difficili. Un'esperienza che forse gli ha meritato tanti meriti davanti al Signore. E forse in questa esperienza anche ricca di sofferenza, chissà, è stato migliore di tanti altri padri maestro. Chiusa questa parentesi, Padre Pasquale è tornato ad assumere responsabilità in diverse opere. A Torino agli Artigianelli, è stato qui alla Salute, a Roma per l'Oratorio San Paolo, a Cefalù e qui negli ultimi anni. È stato ancora direttore, è stato ancora parroco. Tuttavia, l'impegno e la buona volontà non sono mai mancati, ma non era più il Padre Pasquale di un tempo. La malattia poi ha cominciato a condizionarlo sempre di più, fino a richiedere il ricovero in una struttura. Ringrazio in modo particolare la sorella Cristina, i fratelli Angelo e Fernando, i confratelli di questa comunità e di altre comunità che hanno accompagnato questo nostro fratello durante questo tempo di malattia, di sofferenza. Poco fa la sorella ricordava che a chi gli chiedeva come stai soffrendo, cercava di nascondere quel momento e di dire no, si va avanti. Ti ricordiamo così, caro Padre Pasquale. In questo momento che ti consegniamo alle mani del Signore, vogliamo portare di te questa voglia di essere Giuseppino, questo desiderio di servire i ragazzi e di offrire a loro il meglio di se stessi. Come non pensare che il messaggio testimonianza che Padre Pasquale ci lascia possa essere detto proprio con queste parole: il Giuseppino è per i giovani, specie per i giovani poveri, difficili, svantaggiati. A te, Padre Pasquale, affido la preghiera che tutti i giuseppini possano realizzare il carisma di San Leonardo Murialdo, spendendo la loro vita in mezzo ai giovani. Ti ringrazio per la tua testimonianza. E mentre nel nostro cuore e nella nostra mente rimane il tuo ricordo benedicente, tu ricordati di noi presso il Padre. Amen. Dopo questo quadro che ha tratteggiato Don Tullio come padre generale, anch'io come padre provinciale, voglio dire un piccolo pensiero semplice, che vuole essere semplicemente un grazie. Grazie a Padre Pasquale. La presenza nostra di tanti confratelli, la presenza vostra e la presenza oggi di tantissimi giovani, centinaia e centinaia.
e centinaia di ragazzi che Pasquale ha incontrato nei suoi anni di vita, nelle varie realtà in cui è stato. Sarebbero venuti tutti oggi sarebbero venuti, da Lucera, da Cefalù, da dove è stato, a dire ciascuno le loro grazie. Don Tullio ha ricordato alcune testimonianze, anch'io ne ho raccolte alcune qua e là, no, in questi giorni, no? Ma ve ne dico solo una, no? Per non dilungarci troppo. Un ragazzo ha detto, tra le altre cose, che ha saputo essere Padre Pasquale un segno di comunione, viva in mezzo a noi, con lo stile e le scelte di ogni giorno, tenendo aperta la porta delle opere in cui ha lavorato a tutti i ragazzi e i giovani, andando a cercare chi lo chiamava, chi sapeva trovarsi in momento di prova, di disagio, di difficoltà. Porte aperte, uomo di comunione, uomo che sa coinvolgere. E oggi, diciamocelo, quanto bisogno c'è di persone che creino comunione. Abbiamo un profondo bisogno di andare d'accordo, di persone che si stimino, di persone che si vogliano bene. Ecco, Pasquale è stato un segno proprio di comunione, un uomo che ha saputo tessere, cucire, mettere insieme. Ecco, il grazie grande che dico a Pasquale e al Signore per il dono che è stato è proprio questo. Grazie perché ci ha dato un uomo che ha saputo creare comunione, ha saputo coinvolgere giovani, confratelli in tanti percorsi e in tanti progetti. Grazie. E anch'io pensavo di affidarlo, proprio con la frase del Murialdo, alle mani di Dio. Siamo nelle mani di Dio e siamo veramente in buone mani. Siamo certi che l'abbraccio di Dio lo accoglierà e che farà festa col Signore da oggi in avanti, e che dal cielo Pasquale possa accompagnarci e rendere ciascuno di noi, lì dove vive, uomo, donna, giovane, che sa tessere, che sa incontrare, che sa cucire, che sa dare una mano, che sa essere mano, che sa creare comunione. Amen e grazie. Rivolgiamo al Signore con fiducia la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per il nostro fratello defunto Don Pasquale, perché il Signore lo accogliendolo nella sua casa, gli conceda la gioia di rendergli grazie in eterno. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il nostro defunto Don Pasquale, perché il Signore della pace lo ammetta nella compagnia di coloro che hanno raccolto la ricompensa delle loro fatiche. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i parenti, i familiari, gli amici, perché rafforzino nella luce della fede i vincoli di comunione umana e cristiana che li uniscono gli uni agli altri. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che si adoperano ad alleviare le malattie e le miserie umane, perché il Signore ricompensi chi lo serve nella persona dei sofferenti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, perché condivida con tutti gli uomini, mediante le opere di giustizia e di carità, la fede nella risurrezione di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli con bontà, o Signore, le preghiere che ti abbiamo presentato e chiediamo di esaudirle per Cristo nostro Signore. Amen. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu
sei la mia strada, la mia verità, nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai, non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre, con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza del nostro fratello, Padre Pasquale Giuseppino del Murialdo, e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio che nella fede ha riconosciuto come Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nella fede, nella speranza, nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare, i sacerdoti e i diaconi. Ricordati del nostro fratello, Padre Pasquale, che oggi è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo, per la professione religiosa, per il sacerdozio, l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria. Quando asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto, noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, siamo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Chissà quanti ragazzi, come Giuseppino, come sacerdote, come religioso, Padre Pasquale ha insegnato a riconoscere e a pensare a Dio come Padre. E chissà quante volte ha insegnato loro il Padre nostro. Lo recitiamo adesso mentre lo consegniamo lo stesso Padre Pasquale al Padre, rinnovando la nostra fede di essere sempre dei figli amati e perdonati. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito.
Con uno sguardo e un sorriso scambiamoci il dono di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Noi annunciamo la parola eterna. Dio è amore, questa è la voce che ha varcato i tempi. Dio è carità, passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Dio è luce, lui non c'è la notte. Dio è amore, noi camminiamo lungo il suo sentiero. Dio è carità, passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Giovani forti, avete vinto il male. Dio è amore, in voi dimora la parola eterna. Dio è carità, passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà
Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Padre Pasquale Giuseppino del Murialdo giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro fratello, Padre Pasquale, sacerdote Giuseppino del Murialdo, si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello, Padre Pasquale, Giuseppino del Murialdo. Confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a lui le porte del paradiso, e noi che restiamo qua giù, donaci di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo,
e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ringrazio ancora la sorella Cristina, i fratelli Angelo, Fernando, le rispettive famiglie per la vicinanza e la cura che hanno avuto per questo nostro fratello Padre Pasquale. Dicevo, siamo nelle mani di Dio e siamo in buone mani. Ne abbiamo bisogno anche noi, soprattutto in questo momento. Che Padre Pasquale ci aiuti a rinnovare la nostra fede e a rinforzare la nostra speranza che veramente siamo nelle mani del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, ostende. Grazie per averci seguito. Iscriviti se vuoi al canale. Torna a visitarci. Arrivederci.